Buongiorno, ci troviamo oggi qui riuniti per una bellissima festa. Si festeggeranno due o tre eventi e quindi sarà una bellissima giornata che passeremo tutti insieme. Però prima di iniziare vi voglio far fare a voi stessi un forte applauso per la serata. Iniziamo con gli organizzatori di questa manifestazione, con Gianchino Iovino e Raffaele Puglia, che oggi, a parte che festeggeranno anche i 3 anni che lavorano insieme, quindi facciamogli un applauso in più per questa cosa bellissima. Poi vi faremo vedere anche un po' del trailer del film L'ultimo posteggiatore, da un'idea di Gioacchino Iovino e scritto da me, Mary Fabricino. Però adesso vorrei iniziare, perché ci stanno una carrellata di ospiti e quindi è giusto che incominciamo a cantare e a divertirci. Signori e signori, Gioacchino Iovino e Raffaele Puglia. Ringraziamo sempre la ottima Mary Fabricino. Allora, vuoi dire qualcosa? Tutto a posto. Cosa ci cantate? Purturella. I Decumani. Bravissimi, visto che loro, diciamo, sono gli ospiti d'onore di questa serata, anche gli organizzatori, quindi stasera ci delizieranno ancora con altre due canzoni. Cosa ci fai ascoltare? Adazze, Caffè e Maruzzella. Adazze, Caffè e Maruzzella. I Decumani. Thank you.
Vai!
sai fare qualcuno, vuoi dire qualcosa, almeno stasera provaci, dai. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao Jackie, ciao. Voglio salutare a tutti gli amici di Facebook, in particolare a Rosina da Reggio Calabria che ci sta guardando. Eccolo. E a tutti. Grazie. È un uomo di poche parole, signori. Ah, mi dimenticavo. Voglio ringraziare Mary Fabricini che sta portando questa serata ottimamente avanti, devo dire la verità. Grazie. Allora attenzione, un attimo tutti quanti, li vorrei qui presenti per festeggiare i 3 anni dei Decumani. Se volete venite un poco più avanti per fargli gli auguri, un forte applauso e auguriamoci che questi 3 anni possano diventare ancora tanti, tantissimi anni, con tanta soddisfazione, con tanto successo e portando avanti sempre la canzone classica, la canzone dei Decumani. Loro sono anche i festeggiatori e quindi, signore e signori, facciamo tanti auguri e un forte applauso a Giacchino Iovine e Raffaella Puglia. Pochissime parole, volevo ringraziare tutti per questa magnifica festa. E diciamo che era dedicata a lui, ma era dedicata un po' alla canzone napoletana. Intanto, grazie. Ultimamente bistrattata con l'avanzamento dei neomelodici, diciamo che il classico napoletano va un pochettino indietro, ma non dimentichiamo le radici. Noi molto umilmente cerchiamo di portarle avanti con la chitarra e il mandolino, strumenti storici della posteggia napoletana. E molto umilmente ci facciamo carico, perché forse a Napoli siamo rimasti solo io e lui e qualcun altro che riusciamo a fare questo mestiere, che può sembrare leggero, ma invece vi posso assicurare che giorno per giorno è tanto tanto duro, si lavora sulla strada, si lavora contro tutto e contro tutti, con un sacco di cose avverse, ma di tante soddisfazioni, di cose belle. Ci divertiamo, incontriamo cantanti, attori, tenori del San Carlo, abbiamo lavorato un pochettino con tutti, con i grandi nomi della sfera mondiale, lo dico con una falsa umiltà. Ci siamo permessi di accompagnare il più grande mezzo soprano del mondo, che è Mariana Cornetti, Paolo Pereira, ci divertiamo con Valentina Stella, insomma un pochettino con tutti, sempre la nostra umiltà di posteggiatori. E viva Napoli e viva la canzone classica napoletana. Un abbraccio a tutti, Mary Fabricino, Mario Lenti, Franco Manna, le nostre amiche e tutti. Bravo.